10x10. Il nostro è un viaggio per tracciare i tratti salienti delle biografie di alcune grandi fotografe. Lo studio è Mozzafiato, l'agorà del Mudeg di Milano. 10x10, 10 ritratti per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. Gli anni 50 negli Stati Uniti sono quelli del boom economico, il sogno americano va delineandosi ed è in una famiglia della middle class che nasce Cindy Sherman proprio in quegli anni, nel 1954. I genitori sono molto anziani, il padre era un ingegnere, la madre un insegnante. Lei tralascia un po' i giochi classici di una bambina e passa la sua infanzia a travestirsi, un gioco che poi in realtà continuerà per tutta la vita. Fin da giovanissima e appassionata di fotografia, tenta di iscriversi alla State University di New York proprio per studiare fotografia. Viene respinta perché non sufficientemente brava, a detta della commissione, nella pratica dello sviluppo fotografico. Lei però è un artista, sente di essere un artista, comincia a dipingere, ma quel mezzo sente che sia vecchio. E la fotografia il suo desiderio. Non sarà un'università a fermarla e quindi studia la fotografia da autodidatta. Negli anni 70 riesce finalmente a trasferirsi a Manhattan, il cuore pulsante dell'arte a livello internazionale. Sono gli anni in cui è la pop art a dominare e naturalmente c'è un grande fermento a New York. Lei apre uno studio insieme ad altri artisti in una ex fabbrica del ghiaccio, un luogo molto suggestivo. È in quel periodo che arriva la sua grande intuizione. La sua faccia può essere la sua tela, i trucchi possono essere il suo colore. Inizia la serie degli autoritratti. Untitled A, B, C, D, E. Le chiama così per sottolineare una sequenza di una meccanica ben definita, perché queste fotografie hanno un sapore quasi industriale. Lei è una donna anziana che fotogramma dopo fotogramma si trasforma in una drag queen. Ecco la magia di Cindy Sherman. Lei riesce a svelare celando. Si trucca, si trasforma, si nasconde, ma interpretando il mondo non è mai stata così presente. In pochissimi mesi Cindy Sherman domina la scena del sistema dell'arte. Inizierà a interpretare tutti i cliché sulle donne. Diventerà una pin-up, un'infermiera, una casalinga e molto altro. Con questa sua poetica riesce quasi a annullare i luoghi comuni interpretandoli, esaltandoli. Un'inversione di rotta quasi magica e lei è così ossessionata dai travestimenti da dichiarare che anche nel privato, anche quando è da sola a casa, si traveste. Questa sua scelta radicale di un lessico molto riconoscibile colpisce naturalmente tutto il sistema dell'arte. Art Forum, una delle più importanti riviste a livello internazionale nel settore dell'arte, la chiama per una cover. Lei propone un'immagine così spinta che verrà censurata. Cindy Sherman continua con questo lessico ben definito, radicale, continua a essere lei il soggetto delle sue fotografie che si fanno sempre più inquiete. Arriva addirittura a creare una scenografia con sempre lei protagonista dal sapore noir, pulp, ma sempre con una sottotraccia ironica. L'unica serie in cui non sarà lei stessa il soggetto della fotografia è anche quella dello scandalo, Sex Pictures. A sostituirla in questi scatti c'è una bambola gonfiabile. Cindy Sherman, segni particolari, inquietudine. Ci ha insegnato come si possa girare un film giallo in un fotogramma solo, in una immagine soltanto riesce a darci la sensazione di essere dentro un contesto horror, tremendo, pauroso. Forse siamo nel territorio del rischio anche per noi. Lei comunque, che si tratti di fotografie in bianco e nero, a colori o tali da mostrare vermi, luci abbacinanti, ci si palesa sempre come la protagonista di una scena inguaribilmente terrorizzante. Anche quando si tratta di foto di opere d'arte, in cui lei si calca nei panni di una fornarina, di una Madonna del latte, anche lì c'è un eccesso, anche lì c'è un grottesco. E tutto questo è estremamente affascinante, ci acchiappa, ci porta dentro al suo dilemma pirandelliano, riassunto in una foto sola: uno, nessuno, 100.000, lei c'è sempre, lei non c'è mai. Tantissime personalità
ma una sola vera superstar, Cindy Sherman, che diventa una delle artiste contemporanee più conosciute al mondo. Inizierà anche a sperimentare con la cinematografia, con una serie di commedie horror, ma arriverà addirittura a interpretare se stessa in un film di John Waters. Uno dei suoi autoritratti più famosi, una delle opere più iconiche della contemporaneità nel mondo dell'arte, arriverà a una cifra record in asta da Christie's, 3,9 milioni nel 2011. Ma Cindy Sherman è anche portatrice di un messaggio di democraticità dell'arte e infatti sul suo account Instagram possiamo trovare gran parte delle sue opere, di queste opere che hanno cambiato in un certo senso il paradigma della fotografia contemporanea. Perché in questi continui travestimenti, in queste bugie, in realtà non c'è nessun tipo di inganno. C'è solo una parziale, ma ben definita e scintillante verità, quella di Cindy Sherman.